Giuseppe Acerno, amministratore di Aeroporti di Puglia, è evidente che se la Puglia è decollata nel settore del turismo lo deve anche ai voli, soprattutto a quelli low cost che hanno portato nella nostra regione tanti turisti e non soltanto. Sì, sicuramente gli aeroporti sono uno dei fattori che hanno contribuito a questo sviluppo importante del turismo in Puglia. In particolare il traffico internazionale direi che arriva via aereo, l'86,2% esattamente dei turisti che arrivano fuori dall'Italia in Puglia arrivano grazie a un aereo mobile, quindi rafforzamento dell'offerta, voli low cost, ma direi tutto intorno anche un'offerta turistica che sempre più diciamo, rende giustizia e attribuisce valore alle tante bellezze della Puglia. Certo, tanto c'è da fare ancora per aggregare operatori, per rafforzare offerta, ma di sicuro credo che sia il percorso giusto. Gli aeroporti continueranno a sostenere queste grandi potenzialità di sviluppo della Puglia. Quindi si parte da un progetto di condivisione di un programma di promozione tra ristoratori, quindi dall'enogastronomia, come ponte per raggiungere un obiettivo, quindi trasformare questa cittadina in una destinazione diciamo consolidata nel panorama dei flussi turistici pugliesi. La Puglia comincia a essere ben frequentata sia qualitativamente che numericamente, quindi una destinazione apparentemente secondaria, però al tempo stesso di grande qualità come Mesagne, può nei vari itinerari prendere il posto che più merita, quindi di città con un grande potenziale sia nei contenuti culturali e enogastronomici, però soprattutto come grande novità in questa vetrina che vede la Puglia protagonista appunto nel turismo e nell'enogastronomia di qualità. Fabrizio Di Pietrangelo è il presidente dei ristoratori mesagnesi riuniti. Avete fatto corpo unico, lavorate insieme tutto l'anno, questa sinergia in questo momento vi sta dando ragione. Per quale motivo voi avete deciso di intitolare questo video che farete girare in tutto il mondo Profuma Mesagne? Beh, attraverso il video possiamo far vedere le nostre bellezze, i nostri colori, ma non i nostri profumi, quindi invitiamo tutti a venire a Mesagne per sentire anche i nostri profumi. E quindi abbiamo voluto fare questo video per portarlo in giro non solo per l'Italia ma anche oltre, per far conoscere questa nostra città, perché secondo noi oltre ad essere bella è anche molto importante per la sua storia, per i suoi monumenti e non per ultimo per l'enogastronomia. E quindi abbiamo voluto attraverso la gastronomia e non solo far conoscere la nostra città. Noi d'estate ci ritroviamo sempre con tanta gente che viene da fuori per dirci com'è bella questa città, ma è sconosciuta. E allora... C'è collaborazione fra voi ristoratori? Sì, esattamente, c'è. Speriamo di allargare quanto più è possibile, non solo nella nostra città, ma anche nel territorio, perché la nostra intenzione è quella di portare fuori un territorio. Noi siamo l'Alto Salento, ma vorremmo ammettere una R e dire l'Altro Salento, perché qua si conosce solamente il Salento, Otranto, Santa Maria di Leuca, Gallipoli. Beh, noi abbiamo delle città come la nostra, come quella di Oria, Manduria, tante altre che sono una più bella dell'altra e forse insieme possiamo ottenere dei risultati molto importanti.